disinterpreta il tema fondamentale, che è quello di una legge che certamente non lo consente, il 21 octies non consente la violazione, ma invece privilegia il parere di un magistrato che mi sembra in questo caso debba, scusate se lo dico, cedere il passo ai principi costituzionali dell'articolo 101. Grazie, vi sono altri che intendono intervenire? No, non può intervenire, perché sei già intervenuto. Allora, l'onorevole Palese chiede la votazione per parti separate, mi pare di intendere nella separazione tra le premesse e il dispositivo. Quindi, in questo caso, porremo in voto, al voto l'ordine del giorno numero 8 Duranti, prima per la parte delle premesse sulla quale il Governo ha espresso parere contrario e poi sulla parte del dispositivo sulla quale ugualmente il Governo ha espresso parere contrario. Quindi pongo in votazione l'ordine del giorno numero 8 limitatamente alle premesse su cui il Governo ha espresso parere contrario. La votazione è aperta. Onorevole Duranti. Ci sono altri che non riescono a votare? Onorevole Capua. D'Agostino. Colleghi, vorrei precisare a tutti che abbiamo 133 ordini del giorno. Mi pare di capire, avremo anche un dibattito. Io non posso aspettare 10 minuti per ogni voto, quindi coloro che sono fuori gentilmente restano in aula oppure perdono la votazione. La votazione è chiusa. Presenti e votanti 429, maggioranza 215, favorevoli 123, contrari 306, la Camera respinge. Siamo ora alla seconda parte dell'ordine del giorno Duranti, quindi metto in votazione l'ordine del giorno Duranti limitatamente al dispositivo su cui il Governo ha espresso parere contrario. La votazione è aperta. Ben amati. Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 427, votanti 427. Che è successo? Presenti 427, votanti 424, astenuti 3, maggioranza 213, favorevoli 92, contrari 332. La Camera respinge. Siamo all'ordine del giorno numero 9, Nastri, su cui c'è un parere contrario da parte del Governo, lo mettiamo in votazione, la votazione è aperta. Malisani. Montroni. Arti. Brescia. Gribaudo. Altri colleghi che non riescono a votare? Non mi pare. Tidei. La votazione è chiusa. Presenti 435, votanti 434, astenuti 1, maggioranza 218, favorevoli 65, contrari 369, la Camera respinge. Numero 10, Agostinelli. Se non... Prego, onorevole Agostinelli. Grazie Presidente. Con quest'ordine del giorno vorremmo portare all'attenzione del Governo una questione che riteniamo essere assai rilevante. L'articolo 6, comma primo del provvedimento in esame, ha apportato, tra le altre cose, una modifica all'articolo 104 ter della legge fallimentare. Ha disposto infatti che il programma di liquidazione che deve redigere il curatore debba essere completato non oltre 180 giorni dalla sentenza di fallimento. Il programma di liquidazione è essenziale perché consente di effettuare la liquidazione del patrimonio acquisito all'attivo secondo un piano completo e articolato, non in modo frammentario e disarticolato. Il mancato rispetto di questo stringente termine, senza, come si legge nel testo, giusta causa, comporta la revoca del curatore nominato. Ebbene,
pur non contestando l'inserimento di un termine per la completazione della predisposizione del programma, che potrebbe rispondere alla ratio di evitare inutili dilazioni temporali dovute a mera inefficienza, ci sentiamo tuttavia di dover condividere la critica mossa durante le audizioni in commissione referente. Alla luce di quanto ci è stato fatto notare proprio in audizione,